Buonasera, benvenuti e benvenute a una nuova edizione del TG6. Saranno 3 giorni di festa per la nostra regione che da domani fino a martedì si tingerà di rosa per il passaggio del Giro d'Italia. Dopo il giorno di riposo previsto per lunedì, martedì la carovana ripartirà da Pescara per raggiungere Iesi tramite la strada statale 16, le ordinanze e le chiusure di strade e scuole nel servizio di Stefano Recanati. Conto alla rovescia per l'arrivo della carovana rosa in Abruzzo. Dopo le asperità di domenica pomeriggio con l'arrivo in cima al blockhaus, lunedì giorno di riposo in riva al mare e ripartenza martedì da Pescara. Tutto pronto in città per quanto riguarda la chiusura delle strade. La partenza è fissata per le ore 12:30 di martedì da Piazza Salotto. Gli atleti passeranno per via Nicola Fabrizi, via Venezia, lungo fiume Paolucci, lungomare Matteotti e Riviera, fino a raggiungere le Naiadi, dove è fissato il chilometro zero che darà il via libera alla gara, che si dirigerà verso l'arrivo di Iesi. A risentirne dunque la viabilità cittadina. L'ordinanza prevede il divieto di sosta e di fermata sul tratto di via Nicola Fabrizi, compreso tra Piazza della Rinascita e via Galilei, e sul tratto di viale Regina Margherita tra via De Amicis e Piazza della Rinascita, dalle 6 del 16 maggio alle ore 18 del giorno dopo. Idem sul tratto di via Regina Elena tra Piazza della Rinascita e via Mazzini e in Piazza Primo Maggio, dalle 5 alle 18 del 17 maggio. Su Corso Umberto, su parte dell'area di risulta dalla vecchia stazione ferroviaria, dalle 5 del 16 maggio fino alle 14 di martedì. Divieto di transito il 17 dalle 9 fino alle 14 anche sul ponte di collegamento tra l'asse attrezzato e Piazza Italia e sulle rampe d'ingresso e di uscita. Divieto di transito martedì dalle 9 alle 14 anche su via Solferino, via Zara, via della Riviera, via Berardinucci, via Ragazzi del 99, via Sabucchi, via Muzzi, via De Cesaris, via Roma, via Umbria, via Trieste, via Genova, via Firenze, via Campania, via Palermo, via Lucania, via Caduti dal Forte e Ponte Risorgimento. Per questo scuole secondarie di primo e secondo grado resteranno chiuse martedì, così come quelle di Borgomarino, Illuminati e Silone per quanto riguarda la primaria e l'infanzia. Le chiusure interesseranno anche la città di Montesilvano, dove dalla mezzanotte alle ore 15 è prevista l'istituzione del divieto di sosta su parte di via Aldo Moro, dal confine con Pescara fino a via Adige, sull'intera via Adige e su parte di Corso Umberto, da via Adige fino al confine con Città Sant'Angelo. Su queste arterie è previsto inoltre il divieto di transito dalle ore 9 alle ore 15. A Città Sant'Angelo resteranno chiuse la scuola Fabiani Primaria, la scuola Media Marina, scuola Infanzia Saline, asili nido privati di Marina e Istituto Spaventa. Una volta in provincia di Teramo, la carovana precederà esclusivamente sulla strada statale 16 fino a Martinsicuro. A Silvi il sindaco Scordella ha comunicato la chiusura di tutte le scuole. A Roseto degli Abruzzi scuole chiuse e sospese del mercato settimanale di Piazza Olimpia. Ordinanza anche a Giulianova. Il sindaco Costantini ha disposto la sospensione delle attività didattiche nelle scuole e negli asili nido per l'intera giornata di martedì. Le sospensioni delle lezioni e delle attività pomeridiane avranno solo 2 eccezioni. Si svolgeranno infatti regolarmente le attività dopo le 14:30 nel liceo Curie e quelle concorsuali programmate all'istituto Crocetti Cerulli. Il provvedimento prevede ancora il divieto della circolazione stradale su tutto il tratto della statale 16, ovvero in via Turati e via Galilei dalle 10:50 alle 14. Lungo le stesse strade è disposto il divieto di sosta e fermata dalle 7 alle 14. Sospensione delle attività didattiche di ogni ordine e grado anche a Tortoreto e divieti di sosta e transito lungo la strada statale 16 dalle 10:30 alle 14. Statale 16 scuole chiuse anche ad Alba Adriatica e Tortoreto. L'Abruzzo dunque è pronta a tingersi di rosa e rispondere in massa come sempre. E pazienza se per un giorno ci saranno dei disagi, ma come cantava Paolo Belli è un gran bel giro e una grande festa e musica. Prosegue in modo serrato il cronoprogramma per la dotazione del taser alle forze di polizia. Stiamo parlando della pistola a impulsi elettrici. Lunedì 16 maggio sarà la volta di Verona, Livorno, Lucca, Massa, L'Aquila, Ancona e Campobasso. Sale così a 33 il numero delle città italiane in cui la pistola a impulsi elettrici è nella dotazione effettiva di donne e uomini in divisa. Così il sottosegretario all'interno Nicola Molteni. Il taser è in dotazione ai
reparti di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, opportunamente formati, dice Molteni, che sono deputati ai servizi di prevenzione, controllo del territorio e pronto intervento. Verrà inoltre implementato anche per tutte le specialità della Polizia di Stato. Andiamo avanti col nostro giornale. La giunta Masci ha illustrato oggi il nuovo piano parcheggi di Pescara, anche relativamente al regolamento per i residenti. È previsto un abbonamento annuo da 360 euro per i pescaresi. Vediamo di più nel servizio di Paolo Renzetti. Sindaco, oggi in conferenza stampa avete annunciato le novità che riguardano i parcheggi a Pescara, soprattutto per le riviere, ma anche per i residenti che avranno delle agevolazioni ovviamente per poter parcheggiare le loro auto. Credo che la novità più importante sia questo abbonamento annuale straordinario agevolato per i cittadini di Pescara, cioè per i residenti a Pescara. Un abbonamento che permetterà di avere il parcheggio a meno di un euro al giorno, cioè 360 euro l'anno, che corrispondono a 30 euro al mese, che corrispondono a meno di un euro al giorno, un prezzo soltanto per i pescaresi, per tutta la città, cioè chi farà questo abbonamento annuale ripartito in 4 rate avrà la possibilità di parcheggiare in tutta la città a meno di un euro al giorno, quando fino a oggi pagava invece 54 euro al mese. E questo credo che sia la novità più importante. Noi abbiamo ascoltato i pescaresi, abbiamo visto qual era la necessità. Ovviamente noi abbiamo la necessità di tenere i conti in ordine e quindi abbiamo dovuto trovare degli equilibri, ma questi equilibri sono stati trovati con un'agevolazione dedicata ai pescaresi. Poi abbiamo introdotto per il periodo estivo, soltanto per il periodo estivo, l'abbonamento per la riviera nord dalla nave di Cascella fino al confine con Montesilvano e per la riviera sud dalla Meridiana fino al Teatro d'Annunzio, dove ci sarà la possibilità di parcheggiare a pagamento, anche qui con agevolazioni per i residenti di Pescara, con prezzi a poco meno di 2 euro al giorno. Poi ci sarà un abbonamento settimanale per tutti, anche qui con tariffe agevolate a poco più di 2 euro al giorno per la zona nord e meno di 2 euro al giorno per la zona sud. Poi l'abbonamento orario sarà sempre di 1 euro al giorno, fino a un massimo di 4 o 5 euro. Quindi introduciamo la filosofia del pagamento sulla riviera, perché chi va al mare con la macchina e consuma uno spazio è giusto che paghi, perché quei posti non ci sono per 120.000 persone o per 200.000 persone che vanno al mare, ma ci sono per poche persone, quelle persone che hanno un privilegio, è giusto che paghino qualcosa. Credo che funzionerà, perché così chi vorrà andare con la macchina pagherà qualcosa e troverà il posto. Poi noi favoriremo la mobilità light, quindi le biciclette, i monopattini, il mezzo pubblico elettrico, perché introdurremo anche una navetta per chi vorrà andare con il bus elettrico sulla riviera. Poi ci saranno comunque sempre i posti lato monte liberi per i residenti della riviera e gratuito. Il forum dell'acqua in presidio quest'oggi a Pescara per dire no alla privatizzazione dell'acqua, così come di altri beni. Il servizio. Il forum abruzzese dell'acqua oggi manifesta a Pescara per chiedere un'acqua pubblica ancora una volta. Sì, allora innanzitutto manifestiamo perché a livello nazionale è stata indetta questa giornata di mobilitazione dal forum H2O nazionale. Appunto, in tante città italiane ci saranno manifestazioni di questo tipo per dire un no netto al decreto, al DDL cosiddetto sulla concorrenza che il governo Draghi si appresta ad approvare, senza quasi opposizione. E naturalmente in questo decreto ci sono tante criticità, in particolare noi segnaliamo quella, diciamo, che le conseguenze dell'articolo 6, che porterebbe l'articolo 6, che appunto
diciamo in parole semplici, comporterebbero la privatizzazione di una serie di servizi pubblici di vario tipo e anche del servizio idrico, quindi dell'acqua. E naturalmente la nostra battaglia contro la privatizzazione dell'acqua, la mercificazione dell'acqua è oramai insomma, annosa e condivisa anche da tante altre forze, da tante altre associazioni. Quindi chiediamo e ribadiamo il nostro non netto a questo e ovviamente a questo noi aggiungiamo anche la nostra critica alle società che gestiscono l'acqua in Abruzzo, in particolare noi tra Chieti e Pescara abbiamo rassicurazioni che non avremo crisi idrica, che quest'estate andrà tutto bene. Non crediamo a queste promesse, perché i fatti, almeno fino a questo momento, hanno dimostrato esattamente il contrario. Non siamo soddisfatti della gestione dell'acqua che viene fatta nella nostra regione e chiediamo miglioramenti nelle infrastrutture, per le tubature, e insomma vogliamo più di quello che si sta facendo. A Pescara i consiglieri comunali di centrosinistra tornano a chiedere con forza l'apertura di una farmacia a Fontanelle. Dopo la disponibilità di una farmacista si chiede ora di accelerare l'iter ed è stato presentato un ordine del giorno in consiglio comunale. Gian Pietro, sembrano essere più maturi i tempi per l'apertura di una farmacia nel quartiere Fontanelle di Pescara, soprattutto nella zona di via Caduti per Servizio. Voi da tempo invocate questa apertura e state lavorando in questo senso? Sì, c'è stata anche una petizione di circa 2000 cittadini che hanno chiesto proprio che in questa zona aprisse questa farmacia. Ora, dopo 3 interpelli, finalmente una farmacista ha accettato di aprire in questa zona. Ora, il punto è questo, che entro 180 giorni dalla comunicazione deve aprire effettivamente la farmacia. Il punto è che l'area in cui può aprire, benché stata molto ristretta negli anni passati, comunque è un'area ancora abbastanza ampia. Invece è questa l'area in cui dovrebbe aprire, a nostro giudizio, la farmacia, proprio per far sì che ci sia quel presidio sociale, di aggregazione, di servizio che può aiutare questo quartiere a vedere crescere la qualità della vita. E quindi diciamo che il comune oggi può mettere uno dei suoi locali liberi, che sono qui a Pianiterra, delle palazzine di Vagote per Servizio, a disposizione di questa farmacia, in modo che ci può anche essere una spinta affinché apra qui la farmacia, con un locale che, grazie anche al nostro intervento in Commissione di Controllo e Garanzia, oggi sono in via di accatastamento. Purtroppo sono spesso locali che in passato non erano stati accatastati, e appunto a febbraio facemmo una commissione proprio su questo argomento, che ha anche in qualche modo spinto gli uffici a accelerare su questo piano. Ora però c'è finalmente una possibilità, da un lato privato, che una farmacista ha accettato di aprire in questa zona, dall'altro questi locali, grazie anche al nostro intervento, sono in fase di accatastamento. Oggi dico che queste due cose si possono incrociare per far sì che finalmente Via Caduti per Servizio abbia la farmacia. I tempi? I tempi dipendono chiaramente in parte dal comune, ma ci sono circa 90 giorni ancora di tempo perché questa farmacia apra, quindi sono pochissimi giorni, ma crediamo che se c'è la volontà questa volta si possa cogliere l'obiettivo. Noi diciamo che oggi ci sono tutti gli strumenti perché questo accada. Mancano pochi giorni e la Fiera Nazionale dell'Agricoltura sarà inaugurata. La manifestazione lancianese è giunta alla 60ª edizione. Circa 250 gli espositori che tra una settimana daranno forma alla Fiera dell'Agricoltura. Alcuni espositori hanno dovuto rinunciare, in particolare quelli del settore metalmeccanico, per le difficoltà nel reperire le materie prime, ma Lanciano Fiera torna comunque ad animarsi come prima della pandemia. Ci auguriamo tutti quanti che con le dinamiche dell'ente fiera riprendano anche le dinamiche importanti delle imprese locali, della produzione, della partecipazione delle persone a questa. Questa sarà la 60ª edizione della fiera. L'ultima Conferrante in veste di presidente dell'ente è infatti al termine di 10 anni alla guida di Lanciano Fiera. Ho avuto delle soddisfazioni importanti perché la fiera ha avuto delle soddisfazioni importanti. Siamo riusciti a organizzare un sacco di manifestazioni, un numero indescrivibile sia per conto proprio che per conto terzi. E soprattutto
abbiamo portato avanti l'idea che la fiera sia al servizio di tutti, non è solo un incontro tra economico o finanziario, tra domanda e offerta, ma è stata sempre a disposizione come servizio per la comunità. Addetti ai lavori della filiera dell'agricoltura, ma non solo, arriveranno da tutta Italia. L'appuntamento è per il 20, il 21 e il 22 maggio. È possibile acquistare i biglietti anche online e con una riduzione del prezzo, così da evitare assembramenti all'entrata. Oggi la regione Abruzzo ha un'economia molto variegata, voglio dire, a qualcuno sfugge che siamo la prima realtà industriale del Mezzogiorno, ma abbiamo un comparto agricolo soprattutto legato al vitivinicolo importante, così come quello del turismo, e tutte queste realtà riescono a condividere e a convivere insieme in maniera egregia. Presentato a Montesilvano il Magister Colors Village, un progetto di rigenerazione industriale dell'ex fabbrica tessile Ermenegildo Zegna, riconvertita in centro ludico, sportivo e culturale. Sindaco De Martinis, oggi presentate questo importante progetto qui a Montesilvano in via Danubio, a cui l'amministrazione comunale teneva in maniera particolare. Oggi vengono raccolti i risultati. È un progetto davvero bello e importante, per il quale faccio un ringraziamento e un plauso a Giancarlo Rabuffo e ai suoi collaboratori, ma anche ai tanti imprenditori che hanno creduto nell'operazione, perché è un progetto che non soltanto regala alla città uno spazio dove fare sport, dove trovare in sede imprenditoriale, dove esiste peraltro l'Università Europea del Design, che è un fiore all'occhiello per il nostro territorio, ma anche perché questo spazio è uno spazio che lascia il campo a degli edifici in abbandono, dei capannoni in abbandono. Trattasi in realtà di una zona dove da anni si richiedeva una riqualificazione. Ecco, ed è bello che ci siano stati imprenditori, in questo caso ci sia stata una mente così illuminata come quella di Giancarlo, che abbia regalato alla città tutto questo. Non a caso in seduta al tavolo stamattina c'è anche il sindaco di Città Sant'Angelo, col quale mi piace ci sia da anni una sinergia, e questo ristretto colore, che in qualche modo segue anche delle opere, delle situazioni che si stanno portando avanti su Città Sant'Angelo, rappresenta davvero un esempio di quanto i territori possano essere sinergici e possano insieme, insomma, regalare al territorio, ai cittadini, qualcosa di importante. Continueremo così anche negli anni a seguire, e ci fa piacere ci siano degli imprenditori, appunto, dei soggetti che insieme alle amministrazioni possano fare qualcosa di davvero bello per i cittadini e per tutti noi. La pagina della cultura Io vidi cose è il titolo della mostra dell'artista teramano Antonio Gualtieri Paternò, in corso negli spazi espositivi dell'Arca, il laboratorio per le arti contemporanee. La personale, promossa dall'Associazione Culturale Arte e dal Comune, resterà allestita fino a domenica 22 maggio. La mostra, diciamo, è strutturata in stanze, tre stanze dell'Arca, e insieme a Martina Lolli, la curatrice, appunto, abbiamo pensato di fare una mostra molto radicale, molto sintetica, che ha a che fare col nostro modo di essere, diciamo. E nella prima stanza c'è un intro, nella seconda stanza c'è un chorus e nella terza stanza c'è un'installazione, e la stanza è chiamata Outro. Fondamentalmente io, quando faccio un qualcosa, non faccio mai niente per raccontare, per descrivere, per illustrare. Diciamo, questo è un approccio che è molto legato magari a un altro del passato, che aveva in primis come scopo principale la rappresentazione, il racconto di una storia, no? Quindi un aspetto anche costruttivo dell'opera. Nell'arte contemporanea credo che l'opera è un qualcosa, no? È un dispositivo di pensiero, e ognuno, in base alle proprie conoscenze, al proprio modo di essere, può vedere o può non vedere. L'inaugurazione è stata abbastanza affollata. Devo dire che però è una mostra che va visitata in solitudine. La passione dell'arte nasce insieme a me, perché mi è stata trasmessa da mio padre, che si occupa d'arte, quindi ho avuto sempre, anche quando ero bambino, magari a 4-5 anni, andavi a vedere i fuori uso, andavi a vedere, non lo so,
l'ex Siccatoi di Tabacchi di Alberto Burri, quindi insomma il Mar di Rovereto avevi comunque sia uno sguardo che vedeva quelle cose e in un certo senso rimaneva colpito. Quelle cose io credo che nonostante ciò, anche se sei piccolo, però una memoria secondo me si stabilizza. Lo sport, parliamo di calcio. Dopo l'eliminazione dei playoff per mano della Feralpisalò, ha parlato il direttore sportivo del Pescara Luca Matteassi, che ha analizzato il lavoro fatto in questi mesi. È incerto il futuro del dirigente, il cui contratto scadrà a fine giugno. Vediamo. Che cosa si può dire al 91esimo, non solo di questa doppia sfida con la Feralpi, ma di questa stagione, direttore? Di questa stagione si può dire che è partito tutto da quest'estate, dove abbiamo cambiato tantissimo. Molte cose sono riuscite, altre non siamo riusciti a farle. Abbiamo forse creato delle aspettative troppo alte all'inizio della stagione. Il nostro vero obiettivo, arrivati a un certo punto, era il terzo posto. Quello lo abbiamo fallito, non siamo stati capaci di arrivare terzi, siamo arrivati quinti, siamo arrivati a questa partita con qualche elemento in meno, non è una giustificazione, però insomma sono cose che contano fino a un certo punto, siamo fuori e dispiace. Lei prima parlava di fallimento relativamente alla conquista del terzo posto, c'è però chi parla di fallimento di questa stagione del Pescara. Lei cosa si sente di dire che è il direttore sportivo di questa squadra? Chi parla di fallimento di questa squadra forse non sa il lavoro che è stato fatto, i contratti che abbiamo tolto, siamo riusciti a portare tantissimi giocatori in prestito. Altri sono in scadenza perché sapete tutti che il presidente sta cercando di cedere la società. Abbiamo cercato di fare questo per alleggerire un po' il tutto. Da questo punto di vista abbiamo fatto un ottimo lavoro. Poi è normale, tanto alla fine la gente si ricorda solamente dei risultati del campo. È andata male e siamo qua, ripeto, sono qua io a metterci la faccia. E il futuro invece di Matteassi? No, non lo so. Guarda, ripeto, sono arrabbiato e deluso di questa sconfitta dell'uscita dai playoff, ma il futuro ancora io non so nulla. Penultima giornata di Serie D, grande tensione nelle parti basse della classifica, tanti scontri diretti che possono decidere la salvezza. Notaresco e Castelnuovo cercano vittorie fondamentali per evitare i play-out. Andrea Costantini. 180 minuti di passione con l'obiettivo principale di evitare i play-out e garantirsi la salvezza diretta. Chieti, Notaresco e Castelnuovo hanno questo fondamentale obiettivo, anche se la situazione del Chieti al momento è quella migliore. Avendo ben 4 punti sulla zona pericolosa, la squadra di Lucarelli può anche giovarsi dei diversi scontri diretti tra squadre alle loro spalle. Domani a Langerini arriva la seconda forza del campionato, il Trastevere, che deve difendere il piazzamento dall'assalto del Tolentino e che sarà privo dello squalificato Loporto. Anche un punto potrebbe stare bene al Chieti, che dovrà interpretare il match con la giusta sagacia, sapendo che a causa delle corte distanze con una vittoria si potrebbero riaccendere anche speranze per i playoff. Ben più complessa la condizione delle due squadre del Vomano. Per il Notaresco è in atto un vero e proprio psicodramma. 5 sconfitte consecutive l'hanno portato in piena bagarre playout. Ora servono 6 punti per uscire dall'impasse. Domani al Savini arriva una Recanatese già promossa e le motivazioni dovranno fare la differenza per un Notaresco orfano dello squalificato Shiva. Tra i pali ci sarà Mariani, poi ultimi 90 minuti in casa dell'Alto Casertano. Scontro direttissimo per il Castelnuovo, il punto strappato a Porto d'Ascoli è stato vanificato dagli altri risultati e contro il Monte Giorgio domani saranno tante le assenze tra infortunati e squalificati: Terrenzio, Casimirri, Morelli, Alfieri, Degidio e Prestianni. Il tecnico Di Fabio però non si lamenta e loda l'atteggiamento del gruppo. L'importante è quello che dico sempre a loro, è che non devono mollare, ci devono credere sempre e lo stanno facendo. Siamo venuti anche qui a Porto d'Ascoli con tante assenze, però in campo poi non si vede perché la squadra dà tutto e di questo ne sono orgoglioso. Vastese e Pineto sono invece concentrate sulla caccia alla zona playoff. Il Blitz nella capitale ha ridato il quinto posto alla Vastese, che domani avrà all'Aragona uno scontro diretto col Porto d'Ascoli. Marchigiani con 3 squalificati, Sensi, Rossi e il tecnico Ciampelli. Sulla sponda di D'Addario da valutare le condizioni di Agnello e Alonzi. Partita fondamentale in caso di vittoria playoff quasi blitz.
blindati alla luce dell'ultima gara con il Nereto. Per il Pineto uno scoglio durissimo, la trasferta di Tolentino è molto complessa, ma c'è bisogno di un risultato utile. Sappiamo che il Tolentino sta facendo veramente un grandissimo campionato, nessuno se lo aspettava, però comunque la classifica dice che sono lì e gran merito a loro. Noi ovviamente andiamo a giocare questa partita con tutte le nostre armi e cercando di portare a casa il bottino pieno. Comunque sicuramente non sarà facile, anzi aspetterà una grande battaglia, perché comunque siamo tutti quanti lì, tutti quanti vogliono raggiungere i propri obiettivi e quindi ce la giochiamo fino alla fine. Infine il Nereto, che a Castelfidardo giocherà l'ultima trasferta stagionale. Saranno i campi dell'Appoggio degli Ulivi di Città Sant'Angelo ad ospitare le gare degli europei di calcio a 5 non vedenti dal 1 al 17 giugno. Si terranno in Abruzzo i campionati europei di calcio a 5 B1 non vedenti. L'evento è in programma a Città Sant'Angelo, in provincia di Pescara, dal 1 al 17 giugno nei campi del centro sportivo Poggio degli Ulivi. La manifestazione è stata presentata in settimana a Roma nella sede del Comitato Paralimpico Italiano, alla presenza tra gli altri del presidente del CIP Luca Pancalli e del presidente dell'IBSA International Blind Sport Federation, il teatino Sandro Di Girolamo. Nell'occasione sono stati effettuati anche i sorteggi della competizione. L'Italia inserita nel gruppo A affronterà Francia, Turchia, Grecia e Repubblica Ceca. Nel girone B ci saranno invece i campioni d'Europa in carica della Spagna, l'Inghilterra, la Germania, la Romania e la Polonia. Nella prima settimana di giugno spazio al calcio femminile con le sfide tra Germania e Inghilterra per il titolo europeo e con il campus IBSA a cui prenderanno parte 15 giovani calciatrici provenienti da numerosi paesi europei. Il 10 giugno via al torneo maschile con la partita inaugurale, mentre la finalissima è in programma il 17 giugno. È un evento molto importante che darà visibilità a IBSA, al calcio non vedenti, al nostro paese, ha commentato il presidente Di Girolamo. L'obiettivo, ha aggiunto il presidente del CIP Pancalli, ovviamente è quello non solo di migliorare il buon sesto posto ottenuto nel 2019, ma anche e soprattutto quello di qualificarci per le Paralimpiadi di Parigi 2024. L'emittente TV6 informa che intende diffondere messaggi politici a pagamento per le elezioni amministrative 2022 fissate per il 12 e 13 giugno e i referendum fissati per il solo 12 giugno. A tal fine informa che nella sede di Silvi in via Nazionale Adriatica Nord 26 al numero telefonico 085 930020 è depositato un documento consultabile da chiunque ne abbia interesse concernente la trasmissione di messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale. Termina qui questa edizione del TG6, i servizi che avete visto sono a disposizione sul nostro canale YouTube e sul sito www.tv6.it. Grazie per averci seguito e buon proseguimento.